Milano, a Rozzano. Cioè, zii, poi di che sei fidanzato, questo è proprio no, malissimo. Non c'è più portafortuna, però. Cavolo. Oh, ma Moscardelli che si è fatto? Si è fatto barba e capello. Oh, sesso italiano. Pensi un po' da lontano, dai. Com'è Mosca, come stai? Tutto bene, ti vedo con un nuovo look? Visto? Sì, mi sono un po' alleggerito. Dall'altra parte invece abbiamo Fabio, ripescato al posto di Rolando Bianchi, che è riuscito a battere Junior Kelly. Guarda che finale dall'altra parte, che semi. Azzi, sì. a finale, ormai è scritta. Moscardelli, Nick Pirlo, con tipo tutte le cose. Ehi, sì, ai tuoi tempi, my man, tuo padre era un grande. E si trova qua. Tu ti ricordi quando mi hai detto no, non ha senso fare patacchini contro Samuel, deve passare colui che è uscito contro Orlando Bianchi? Io l'ho detto! E ora te lo sei beccato contro. Che appunto. Fabio, cosa pensi di tutto ciò? No, io faccio quasi fatica a pensare alla competizione perché davvero sono felice di sfidarlo. Io l'ho detto. Di incontrarlo e di fare questa sfida, davvero. È sempre così, Mosca, ogni volta so quando viene qualcuno... Sempre pressione. Sempre pressione, ma è giusto perché comunque sei il detentore del record con Mirko. Più gol alla 100 tiri. Quindi è normale, è regolare. Siamo in due e come sempre dobbiamo presentare i nostri portieri. Grazie. Siamo tornati. Coloro che sono già stati detonati un paio di volte da Mosca. Mamma mia, Mega Mind, Zé, Ragnar, frate. Ragnar, guanti nuovi, il cazzo è duro, sì, c'è il barzotto, il capello mezzo gelatinato. Ok, i primi 10 tiri teoricamente va bene, fa una bella parata nei primi 10 tiri. L'altro invece fammelo guardare, testa Mega Mind, sì. Testa Mega Mind, frate, oggi non lo vedo in giornata. Lo vedo bello storto, testa Mega Mind. Roma e un paio di volte anche da Fabio qua. No, dove vado? Vabbè, sempre a Milano. Questa volta invece è la prima volta per Mosca a Milano. A Rozzano, a Rozzano. Benvenuto, adesso è una più nelle tenebre rozzanesi. Nella City l'abbiamo portata. Adesso poraccio Moscardelli, guardalo. Club, Mosca. Guarda. Ma la cosa più importante, come ha sottolineato Mosca, che oggi non ha il talismano, non ha il figlio. Questa cosa qua. E questo, signori, potrebbe essere essenziale per il passaggio tuo. Però sicuramente il figlio gli avrà dato una carica incredibile. Si stava a guardare 24 ore di qualcuno, il figlio. Stava là, gift a 2000 bit, con la carta del padre al cischianto per farlo bagnare. Cos'è che ti ha detto? Posso venire anch'io? No. Allora ragazzi, semifinale. Fatto venire. Siamo una... Ma che cattivo. Finale. Una finale veramente ma combattuta. Terribile. Perché siamo in ballo da quanto? Cioè da quest'estate. Quindi ragazzi, decidiamo chi parte. Ok. Chi decide? Testa e croce? Decidete voi. E il mancino, perché sono tutti e due mancini. Tutti e due mancini, però lui è ambidestro. Non bidestro. C'è un po' di timidezza. Mamma mia, guardalo. Guardalo, sì. Guardalo. Capello laccato, denti gialli, mio fratello. Guardalo, tutto storto, tutto ambiguo. Questo dovrebbe fare YouTube, c'ha paura pure, ti chiede per favore, boh, una penna maestra. Pazzesco. Allora. Vai Mosca, sei ospite, sei venuto a Rozzano, scegli. Primo o secondo? Parto io, dai. Parti tu, per allora primo. Allora parto anch'io. Io vado secondo. Lo affronto secco, diretto. Com'è, sempre io. Partenza, sai qual è? Intelligente Moscardelli, a meno che la mia paura è che non vinca appositamente, perché se no rovinerebbe i livelli, cioè gli youtuber in generale. Però sì, Moscardelli, l'ultimi tiri te li fa sempre di Cristo. Quindi il fatto che va da primo, se vuole gioca serio, poi gli ultimi tiri, sì, se metti caso che stanno un pareggio, fratelli, gli mette una pressione, perché lui letteralmente, penso che da quando ha iniziato questa roba, gli ultimi tiri fa sempre almeno 8 su 10, minimo. Quindi sì, a BBA. Cioè, non ha mai tirato per ultimo Moscardelli. Tira sempre per primo per mettere ansia. Pronti via. Che ci sta, per carità del cielo. Siamo via, andiamo ragazzi. Condoglianze. Prima semifinale 100 tiri cup. Iscrivetevi, lasciate un mi piace. Stai zitto, fauno di merda. Levati. Oh madonna, li voglio vedere tiramo. Li voglio vedere tirare. Non mi hai rotto il cazzo. Fammeli fai vedere tirare, grazie. Gentilissimo. Convertiti nella mia city, la regola. Allora Jay Pata, uomo di bala, e non ci sta uomo capello che parla. Pure se ci sta Moscardelli. Jayano, ho portato tutti a Rozzano. Jay buco del culo. Guardalo. Allora, Ragnar contro Mosca.
L'abbiamo visto. No, raga, Talox, porco Dio, rovina sto video ed è bello. C'è sto stronzo di Talox. Guardalo, porco di Dio. Ma che da, fanno 30 gradi che la ferpa. Anzi, puzzi, porco Dio, puzzi. Ma vergognati. Ma è infattibile, sì. Ma c'è sempre la ferpa addosso pure se fanno 40 gradi. Più e più volte Moscardelli con un nuovo taglio. Arozzano è pronto per la semifinale. C'è anche Talox dietro Moscardelli, sempre più inutile. Ciao, ciao Talox. Ciao. Ciao Talox. Sì, Talox, rimani a Roma, dai. Vediamo come si presenta. Rimani a Roma. È strano. Vediamo, vediamo. Lì. Come si presenta. Oddio! Ragazzi, ve l'ho detto, cazzo barzotto e capello gelatinato. Prima parata di Ragnar, ovvia. Ovvia. Benvenuto a Rozzano. Frate, gliel'ha toccata. È vero, l'ha toccata. È lunghissimo. Oh, ancora! Due pali di fila! Moscardelli la prima fa bene, di norma. E questo no! Mazza come gli ha tirata centrale, eh! Mettila lì! E questo no, ragazzi! Singhiozzo, raga! Quell'angolo lì è il singhiozzo, dai, arriva la fatina del singhiozzo. Mamma mia! Sfiora l'incrocio, ma non basta, attenzione! Fortissimo! Centrale. Ragnar con la mano di luce! Cosa? La mano di chi? Protegge il risultato. Ma che sei cretino? 1 su 5. Raga, ma non riesce a parlare. C'è il singhiozzo quest'altro. Bellissimo questo, imprendibile, era su terra. Lì, dai, lo sai, Mosca. Tanto devi prendere sulla porta quando c'è sta Ragnar. Via la porta e fai gol. Sempre. Tiri sempre sulla sinistra di Ragnar e fai gol. No. Oddio. Bello. Ragnar, c'è stava un giveaway della Razer. Davano un mouse e delle cuffie. Raga, è andato da un'altra parte. Gol. Arriva il terzo gol. Attenzione perché mancano due palloni. Potrebbe fare comunque 50%. Rido per ZV col singhiozzo. Non ti preoccuparsi, pensa che col singhiozzo comunque parla meglio di te nella canzone. Molto simpatico. È singhiozzo da stress, ragazzi. Singhiozzo da stress a settembre. Io non so come arrivo quest'anno, ve lo dico. Probabilmente rotto, cioè, comunque, c'è incrociato. Pelato. Lì. Oh! Il gol così nella prima serie Mosca ci deve essere. L'ultimo. Lì 5 su 10. Comunque 50%, ragazzi. Cioè, con una prestazione magari voi dite sottotono. Comunque 50%. Esatto. Comunque 5 gol su 10, però. Voi dite sottotono perché è Moscardelli, ma comunque si è alzato il livello, ragazzi. Siamo in semifinale. Sì, siamo in semifinale, Fabio. Anche perché Fabio 5 gli può fare. L'ha sempre fatti 5. Buongiorno a tutti. Ciao, ritrovati. Eccoci qua. Sto mazzo con orecchie, cioè, frate. Cioè, più le vedo, più mi spaventi. Guarda come si tocca il capello. Cosa te ne pare di questo campo rozzanese? Carino, dai. Guarda, guarda, con le case lì dietro. Okay. Questo era il mio campo dell'oratorio. Okay. Primo giro, comunque, 5 su 10. Ci sta. Non mi era mai successo di non segnare al primo giro. È vero, questo è vero. È vero, la prima volta. No. Attenzione Fabio, anche lui dal dischetto. Vediamo Fabio, poi toccherà ancora lui. Vediamo come parte. C'hai Ragnar, no, è il treno al 97%, un po' a morire. C'hai la mamma che è una troia. C'hai, appunto. C'hai Ragnar in porta. C'hai Moscardelli che te fa una, che te fa 10 tiri e non te li fa fatti bene. Ma vuoi prendere la porta? Invece, porco Dio, questo sì, c'ha il corpo all'indietro quando tira. Ma chi t'ha insegnato a tirare? Io te voglio bene, Dimo, perché poi quando tira. A parte che perché tiri di precisione se sai tirare di potenza? Tiri di potenza, tiri meglio, prendi la porta, pigli lo specchio. Perché devi tirare di precisione, porco Dio? Che sei Junior Kelly che deve piagne. Tira di potenza, Ragnar, zio conta. Porco! Mettici la potenza! L'incrocio! Traverso le gol! È giusto così! Cosa? Pieno, vediamo come va. Ah! Almeno prende la porta. È carico oggi il ragno di Melegnano.
Toccato. No. Guarda sto coglione di Dalox. Ma li mortacci. Tu è De Quinto, dice fratello, sgozzo. Dalox! Ma una cosa devi fare! Sto pezzo di stronza. Ma sta zitto, te tiro un macete addosso, te tiro. Molto sfortunato Fabio. Dio porco, no, deve pure rovinare la mentalità del pischello. Ancora! No, ho capito, Ragnar, oggi è Neuer, va bene, ci sta. Forse in team Ragnar Neuer, frate. Moscardelli sbaglia 5 tiri, na Ragnar Neuer. Morito dalle gesta, di Davide, no, Moscardelli. Dio, dai, però, che scammata. Corsa per sbloccarsi! Eccolo lì, bravo. Ed arriva il primo gol, 1 su 5. Vediamo, secondo me va forte. Ah, mazza che piede di Mauro. Mamma mia, oh. Mamma mia che piede, oh, sto stronzo. Dio cane, dai, fa l'impresa di Mauro. Cioè, tifo pure per te. Bello! È questo, che vogliamo, Fabio. Questo bel gol. È giusto così, eh? Non sa tirare di precisione. Sa tirare di potenza. Tira di potenza. Almeno con Ragnar, con l'altro puoi pensare di tirare di precisione. Ma con Ragnar tira di potenza. Tanto te la battezza nel caso. Va dall'altra parte. Zitto a voi, veramente. Devi stare zitto, Gepa. Zitto con qua, maglietta viola. Ci stava a riprovare. Quello contro Junior Kelly. No, gliela voleva rifare. Gliela voleva rifare, ragazzi. Gliela voleva rifare. Questa volta no. Questa volta no! Questa volta no! Vabbè, ma che sto nell'Udella 5 back stelle? Tunnel? Il ragno dice di no! Il ragno dice di no, back to back tunnel! Capito? Te fa mano che te fa... Questo c'è! No. E questo c'è! Ultimo tiro di... E questo c'è! E vabbè, questo c'è. Ultimo Samuele Tozzo, Mattia, Angulpi, ben tre gol. Tre gol. Ci prova. Buttali via, 4, bravo. Ed eccolo, 4. Bravo, su 10. Bella, bella, bella. 4 su 10, ma non è buono, frate. Dovevi far meno 6 per portarti avanti, cioè. Beh, non si poteva aspettare 5, questo, dai. 5-4. È comunque una semifinale. Ale, ti sei scaldato? Sono scaldati, sì, ho visto. Ci sei tu adesso? Ci sono io. Mamma, visto guarda, che c'è sta, Slenderman, porta. Un po' più leggeri. Guardalo. Gli ultimi 5 ha segnato di più. Mamma mia, guarda, fratello, è una roba allucinante. Sì, Megamind. C'è Megamind, questo c'ha qualche segreto del pianeta in testa. Di legno. Allucinante, sì. Tra me e lui, fratello, ci avevamo boh in mano gli illuminati. No, benissimo, è giusto così. Signore. Mosca, adesso con la regola ABBA si ripresenta Fabio. Ok. Ma... Amore, con Ale. Fabio. Fabio, com'è andata? Come ti senti? Ah, sono partito piano, ho sbagliato troppo, però Fabio, dai. Fabio, menare! Almeno sono andato in crescendo, quindi speriamo di continuare su questa linea e di... Dai! Un po' di fare piede, speriamo di continuare così. Ho notato che anche dopo hai optato per la potenza e basta. Sì. Cioè, non fa niente la precisione, prendo... Ragnar, la precisione serve quando giochi con dei portieri che sanno parare. Quando giochi con dei portieri che si lanciano dalla parte opposta, anche se non è un rigore, non può servire la precisione. Cioè non è che gli devi fare, gli devi dire cosa ha optato di fare. Quello che prendo. Sì, è da lì la tira. Vedremo Mosca. Vedremo Mosca. Non cioè, ti apprezziamo, ti vogliamo bene, ma non, cioè, signori, sicuramente andiamo, non ti signori. Prendiamo a insulti come quel rincoglionito di Junior Kelly, ma solo uno di differenza. Adima, allora raga, parliamo di cose serie. Qua deve arrivare a 10. Ragazzi, prendi la porta, fa. Frate, se gliele tiri basse da sotterra a uomo lungo, non le prende. Non c'ha il tempo di abbassarsi, porco dio. Ancora Fabio! Un gran gol! Bravo. 1 su 2, 5 gol. Ale, cosa? Bravo, vedi, bravo. Vedi, gliele deve tirare a sta altezza massima. Altezza del mouse, raga. Altezza del mouse, dove sta? Anche quale secondo me, però sta zitto di Bala, porco dio. Ha tirato di precisione, ha tirato fuori. 2 su 3. Qua, a startezza massima e gli romper culo. 6 gol. Ancora lì! È così tanto. La vedo molto difficile per i portieri perché Fabio ha comunque un buon calcio. Cioè, tira molto forte, vero? Talox, controlliamo le linee. Basso, raso terra. È vero, c'è una bella secca. Cioè, tira i missili. Cioè, sì, possiamo dire che... ma non può tirare centrale. Un minimo Scardelli. Mancino che tira forte. Mancino. Sì, ma tira solo centrale, amore mio. Dai, piega quel piede, zio porco. Per piede d'appoggio. Oh, bello. Grande, gran gol. Bello, questi mi piacciono. 3 su 6. 50% in questo secondo giro per Bravo. Fabio. Bravo.
Settimo tiro! Assicurate, Ari, eccolo che è tornato centrale. L'avevo vista adesso. Amirco, ma mica ci sta follow Holly? O cazzate del genere, o slow mode, eccetera, eccetera. Bello. C'è il gol, è incredibile. Fate il tiro da rumore, che era buono. Siamo a 4. No, puoi fare mazza. Non dormi, sta. Parale, rimane ancora a 4 su 10. Quindi 8 su 20. 8 su 20. E chi ha sto a fare sta reaction? No, no, quasi no. 50%. Cioè, molto in linea con la sua media, tra l'altro. No. Tocca a te, qua. Ci devi tirare 2 volte di fila. 8 su 20. Sì, vabbè, Moscardelli trova per culo. Cioè, anzi. Una certa somiglianza. Secondo G. Mo a 10 ci arriva. Boom. Alta! Palla che parte fortissima come ci ha abituato, ma non entra. Sì, sì. Questa frate, scusa, ma non voglio essere un picazzi, ma questa è dentro fortissima l'area. Fortissima come ci ha abituato, ma non entra. Questa però, zio porco frate, cioè la palla teoricamente la proiezione sta sulla linea. No, di nuovo il palo. Mi sembrava. Para! Attenzione, ancora 0 su 3 mostra. Talox, stai se sta a fare una ricca pippa. Ed è una notizia. 0 su 4. Giornataccia oggi. Stai calmo, lunga. Madonna, che bomba! Scusa, che ha detto? Che ha detto sto coglione? Madonna, frate. C'hai linguine che è un... Non puoi più avere figli. Madonna, che bomba! Tutto credo, a posto, tu... petto? Il petto. Frate, ma ZW Jackson l'anatomia tu l'ha studiata a Timbuktu. Porco Dio. Il petto, ma che sei rincoglionito, pezzo di merda? Ma l'hai visto? L'hanno visto tutti. Il petto com'è? Ma perché il petto l'ha preso sulla coppia? Ah, vabbè. 0 su 5. Cioè, più carino di me, zio porco. A Rozzano. Però, ancora! Raga, ma che vuole fare? 0 su 10, ma trolla! Qua Fabio ti stai un attimo... Questa è la notizia, Fabio. Ma qua sta a trollare! Questa è la notizia! Questa è la notizia! Un scenario che non immaginavamo! Moscardelli out! Questa è assolutamente una notizia, ve lo dico! Porca miseria, l'avevo vista dentro! Atti! 0 su... smettere di stoppare ogni secondo? 7! Perché sembra facile! Ed eccolo, dai, evitato almeno il clean sheet. Era difficile da parare quella, ragazzi. Mosca. Para, Alessio. Comunque anche queste parate non sono. Cioè ne fa una su 10, ha perso, raga. Cioè ha perso in persona, in un robo dove almeno 4 gol vengono fatti ogni 10 tiri, sì, ha perso. Su 9. Cioè ha perso. 1 su 10. Ce la fa. Ragazzi. Ragazzi, qua c'è una notizia. E qui c'è uno scenario che non ci immaginavamo. Il risultato adesso è di 8-6. Con una seconda serie che ti ha visto protagonista soltanto con un gol su 10. Cos'è successo, Mosca? Mi cade la gamba d'appoggio. Come mai? Non c'ho più forza. No. Mi avete fatto svegliare troppo presto. Fabio, adesso come cioè, nella tua testa non mi aspetto. Frate, è Mosca, sì, no, non mi sembra, capito? Non mi sembra uno di quelli che te fa apposta. O te fa la mossa del Moscardelli, che quindi, sì, poi gli ultimi 10 tiri te li fa, tipo, te fa 10 su 10. Oh, sì, non... Trovo questo scenario. Calmi, signori, calmi. Sì, è lunghissima, quindi... Sì, ma adesso, sì, Uomo Capelli... Uomo Capelli deve fare 5 gol. Se no tu stai a buttare un'occasione che non è oro. Io... Penso a continuare così, poi quello. Sta zitto, buffone clown, fammi vedere come dire. Ragazzi, ci siamo. Terza manche. Davide Moscardelli che si deve redimere. Ah, no, è vero, perché mo tira Moscardelli prima. Quando vuoi, Mosca. Sì, ma con Ragnar. Stavolta si presenta col gol. E attenzione, perché potrebbe cambiare tutto. Ancora! Mosca, 2 su 2. Ancora lì la palla che gli rimbalza. Proprio sopra 3 su 3. Para Ragnar questa volta. Bello. Si aspettava ancora la chiusura Ragnar, invece l'ha aperto. Perché ha avanzato. Sì, sì. Ecco. 5 su 6.
No, frate. Vedo Dybala e Di Mauro un po' su ossa. Li vedo tipo, cioè, al quarto tiro che ha subito sul palo, quello là a sinistra, li vedo un po' Junior Kelly mood. Però stanno zitti perché sono persone un minimo umane. Frate, ma c'è, cioè, Ragnar, basta che gli prendi la porta. 5 su 6. Cioè, veramente basta. Che apre! 6 su 7. Calma, dopo. 6 su 7. Para! Buono, buono, buono! 6 su 8. Attenzione! Mos! Bravo! Si è buttato. È qua? È qua? No, si è fatto male. Attenzione. No. Oddio, sta subito un po', il Mosca. E para ancora il ragno. Però non mi sembra che sta 6 su 10. E ora si vedrà, ragazzi. Questo giro è importante. Non mi sembra che sta a trollare. Mi sembra semplicemente che è proprio una giornata un po' brutta per provare a tirare. Niente di più, niente di meno. Mirko il treno! Tantissimo, Al volo! Terza manche. Sta tirando. Parte! Bella! Tira tutte così, tutte così, tutte così, tutte così. Guarda, guarda le quale maledetta. Ah, tu, vabbè, chi non te lo dice, porco di Dio. Pia la porta che fai gol. Palo! Quella di prima è questa, è prima era questa entrata. Sì! Si riscatta. Bravo! Ma quello era un Siu supremo da 10.000 bit. Strogo bianco! Ancora ragno! Strogo, grazie per 10.000 bit! Non deve far capire dove va la palla. La differenza di due portieri è che uno anticipa, l'altro va su intenzione. Uno è portiere, l'altro ci prova. Sì. Sesto! Tocca ma non basta! Anche questo qua era anticipato. Tocca ma non basta! Ma che finiscono? Un pareggio? Fammi dire. Parte la spreca! In questa challenge devi cercare di non buttare fuori il pallone. Però comunque dopo che ne sbagli un po', viene quella cosa lì, capito? Se prendi la porta, però. Cioè tu li tira via raffica, padre. Grazie, Strogo, grazie. Ammazzante, vedevo dar 15, Nadia Toffa, bentornato. Sì. Li tira via raffica, padre, sei il primo. Il potere di Tokyo 2020 quando tiri troppo centrale. Sì, visto. Anticipa questa volta. Di là, questa volta Fabio ha letto bene. Terzo gol in questa serie. Ultimi due palloni. È importante. Ancora Fabio! Oddio, spiazzato totalmente. Ultimo tiro, se fa gol, si pareggia. 12 pari. Incredibile, Mosca. Che sfida. Col trentesimo tiro, para il ragno coi piedi. Adesso l'ha presa, vabbè, dai. 11 a 12, incredibilmente, Moscardelli. Dopo la serie da 1, ne ha fatti 6 ed è tornato in corsa. Allora, qua le cose cambiano. Le cose cambiano da un momento all'altro. Fabio, che... Qua vinci con 25. Comunque sembrava essere un attimo più tranquillo dopo il giro da 1. Sei ritrovato adesso è sotto. Mi ha messo pressione. Vediamo un fan proprio scontento rispetto a prima. Psicologia inversa. Sì, sì. Volevo continuare con quella linea 3. Non va benissimo, però adesso è importante questa serie qua. Con Ale sono importantissime. Sugli ultimi atti. Fondamentale. Anzi, uomo bislungo qua, Erviola, subisce più i tiri di Mauro che quelli di Moscardelli. Quindi potenzialmente qui ancora c'è la possibilità di arrivare a meno 10 tiri per tutti e due, ancora su una zona almeno di pareggio. Fa niente, va bene, parli con la faccia. Frate, guarda che sta a tenere, potrebbe essere perché Moscardelli oggi non è per niente in forma. Niente, stacca tutto. Anzi, si scrive la storia. Nick Pirlo contro Di Mauro. Mi piace come calcia. E forse, non lo so, troppa pressione, non lo so. Più rilassato, più short. Sì. Non serve che arciava. Perché gli sto dando consigli? No. E poi il Moscardelli con l'Ulcar Porzo dice perché gli sto a dare consigli. Però, raga, cioè io. Non, scusate, lo so, metto pausa tanto, però. Frate, questo c'ha una mosca sulla maglia. Se muove e non se ne va. Cioè, frate, c'hanno le mosche che stanno a creare un esercito di mosche boh assassine di Chernobyl. Questa ormai sì, è diventata un tutt'uno con la maglietta. Ah, frate, ma guarda, non se ne va. Adesso cosa ne pensi? Cioè, ci rimane, questo si muove, si tocca le mani. Ne pensi? La mosca gli rimane lì. Cioè, pare lo scudetto o stemma quando vince la Coppa Italia. Comunque, io so che Mancini ti piacciono, esatto. Quindi... Questo. Sarà de parte. Caspilla. Così. E mo se ne è ida. Così ne più. Per me, poi. E quindi è bello da vedere cacciare un mancino. Sta zitto, Mosca. Chissà se tu tirerai ancora di Mancino. Te do una mazzata a fronte. Dopo lo vedremo. Fabio. Spoileria.
Ci sei tu adesso, eh? Andiamo, questa, Fabio, come hai detto tu, è la quarta serie. Poi c'è la serie con 5 Ragnar, 5 Ale. Però, dopo questa di te, è completa. C'è Mosca, eh? Andiamo, Fabio. Attenzione. A calciare. Signori. Attenzione! Perché il se ci fate caso, Di Mauro si mette le mani nelle tasche nella t-shirt, che non ha delle tasche, è una cosa che ci dà molto fastidio, abbiamo notato. Bella. Oh! Che ha preso! Che ha preso Guendouzi! Guendouzi senza però i capelli. Che ha preso Guendouzi! Ancora! Ah, ragazzi, niente, Di Mauro combatte solo contro Neuer e Gigi Buffon. Eccolo! Eccola! Para! Ancora Ale! Beh, anche pelato. E questo, bello! Questo dai! È dai! 2 su 5. Bello! 3 su 6. Basse, gliele devi tirare, che non c'è tempo da abbassasse. Bello! Ancora! Ale immobile! E Fabio, bello, ne approfitta. 4 su 7, ottavo tiro. Dybala ha capito che può portarsela a casa. Ne deve fare almeno altri... Mi sembra, lo so che è tanto da chiedere, fratello, ma ne devi far meno altri 2 su 3 tiri. Tira basso, gol, ragazzi. Para Ale. Ultimi 2, vediamo se farà un bel 6. Ecco. Sì. Para Ale. Potrebbe fare 5 su 10. Strozzata. Così e portarsi a 16. È lo strozzato questo. E poi Mosca ne deve fare 20. 40esimo tiro. Ed eccolo. Bravo. 5. Se tira così gli ultimi 10, di cui 5 su Ragnar, se tira così 5 volte su 5, Ragnar fa 5 gol. Che comunque vanno già bene, potrebbe poi sbagliarli tutti all'altro. Su 10 ci siamo, Fabio ha fatto il suo, ragazzi. Mosca si alza da solo. Bicipite Dardi, Nicola, questo Alberto, bentornati, ragazzi. Sì. Va a chiudere la sua challenge. E c'è del pepe, eh. 40, c'è 40. Molto pepe, sì. Ah, io faccio due sì. Tanto ci vediamo, Mosca, tanto ci vediamo. Siamo... Cipata! 16 Volt, grazie a 12. Fabio ha messo il più 4. Ha avuto 15 giftate, 100 giftate totali. Bene, ragazzi, bici. Non passa. Ma tu hai veramente dimostrato la tua qualità. Vediamo come parte. Vediamo come si presenta. Sotto. Lì! Ecco, uno su uno. La palla era leggermente più avanti della riga. Era sul tiro precedente. Attenzione! Colpo di scena. Talox! Frate, però che t'avevo detto io? Già al decimo tiro, che metteva la palla un po' sulla riga. Talox, frate, ha addormentato tutte queste partite. Sì, se sveglia in semifinale contro Moscardelli. Che t'avevo detto? Ma guarda Talox. Talox, mania di protagonismo. Talox, mi devo arrabbiare ancora. Ah, non può toccare la linea. No, la palla toccava leggermente la linea. Aspetta, no, questa è una semifinale, ragazzi. Dobbiamo rivedere. Sono sicuro, eh. Ti annulla il gol, Mosca. E ti annulla il gol. Non lo sapevo che doveva toccare la riga. Io pensavo che non doveva. Oddio, il Mosca gli fa chiacchierata in romanaccio. No, ok. Io mi fido di... Ok. Oddio, e poi ti fa dominio di Gojo. Ti fa... Fido di Talox. Doppio addirittura. Allora. Quindi gol annullato per Mosca in semifinale. 0 su 1. Ed eccolo. Mosca è... 1 su 2. Dice usa la tecnica valenta per ripristinare il dominio. Para. 1 su 3. Quarto tiro di Mosca. Ma raga, ma che so? Ma devi vergognarti. Fai schifo. Sei orribile, zio. Madonna, ma che sta a tirare? No, si è fatto male con Scarpe. No, frate, ma sta a soffrire. Momento di sto giro, ragazzi, è successo la qualsiasi, veramente. Li distruggi Talox, tutti, Z. Fuori. Mosca, calmo. Usa la testa. Mosca, calmo. J-Pata che dice a Mosca di usare la testa. Che metaverso. Bello. Apre, questa volta c'è. Ma frate, se non pareggia, non ti dico che... Ah sì, perché secondo me... Para, terra, para, tempo. Ma se perdi tempo, poi ti spreca tempo. Un dolore. Ah, però si vede, non sta calciando bene, non sta. È vero, non sta calciando bene perché secondo me c'è dolore. Sì, sì, no, ma è quello. E questo c'è! Un giocatore da Serie A può pure sbagliare. Mazza che caga, cazzi. Non è che ci deve sempre avere dolore, eccetera, eccetera, eccetera. Sta già una giornata, no. Sbaglia. Sta a colpire male il pallone. Il pallone è gonfiato troppo. Mille cose. Il campo non piace.
Mazza che palle, dai, zio porco. Di Mauro sta a menà, gli sta appresso, sta sopra di uno quando mancano 10 tiri. Dai, porco Dio di Mazio, porco! Metti me ste 5 bombolazzi a Ragnar e passi! Quindi ragazzi! Si vede. Andiamo a capire. Andiamo a capire. Contro perché mo deve ritirare di Moscard... fisici. Contro tutto devi essere. Ragazzi, Talox un fantasma per questa 100 tiri campo, entra in gioco proprio bravo, un momento Talox, cruciale, bravo, proprio bravo, bravo, più caldo bravo, di Talox è come la peggior carta del Monopoli. Adesso viene qua, viene, sta arrivando. Guardatelo. Fierissimo arrivo. Occhio che poi mostra. Allora, io ho semplicemente attuato il regolamento. Come è stato nel caso di Jaypata, la palla sorpassava leggermente, non era di molto, saranno stati 2-3 centimetri. Però dato che ero lì in riga. Figa, occhio di falco Talox. Oggi Talox non perdona. 15 a 16 Mosca, adesso ci seguono tutti, vedo con qualche dolorino fisico, come stai? No, me ne fa una caviglia quando appoggio il piede perché non so. Gli ultimi 10 questi, sono importantissimi. Ti giochi una finale. Sì. Sei arrivato fin qua a Rozzano. Frate, te lo dico già adesso, Moscardelli fa almeno 8 gol. 7 gol, 8 forse non lo so. Moscardelli fa almeno 7 gol. Gli ultimi 10, sì, la lettera. Ci ha vinto una sfida. Ci ha vinto. Che era l'ottavo di finale. Ci ha vinto con gli ultimi 10 tiri. Che ha fatto 10 su 10. Dato lo stipendio. Rimetti LFASONA20LGFTO86. Giochiamoci la finale. Giochiamoci la finale, ragazzi. Mosca è un po' dolorante, ma non deve mollare. È venuto qua apposta. Non può mollare ora. Quando vuoi, Mosca! Vediamo come parte il giro. Ora. Quando vuoi, Mosca! Vediamo come parte il giro. Gol. È la Madonna! L'ultimo rimbalzo su me è entrato. Gol, raga. No, sì, l'ho visto da qua, raga. Quanti grazie che visto? Vita. Sgancia esordi e poi basta. Sta ancora! Moscardelli! È calla, sì, frate, si è messo col turbante. Si è messo col turbante. 3 su 3! Marco 4 su 4, cambia tipologia! Prendi la porta con Ragnar, fai gol se ti ride potenza. Davide Moscardelli! Davide Moscardelli c'è! Oh! 4 su 5. Certo, se gli adiri così addosso. Perché c'è la nemesi di Mosca. Guendouzi, vediamo come si presenta. Ha bisogno di fare gol per il record. E c'è 5 su 6. Attenzione. Ti prende 7 giorni una banana. 6 su 7. Tanta pressione per Fabio. Come ti senti? Grazie per esservi messi d'accordo e avermi giftato 5 sub a botte. Ancora! Moscardelli! 7 su 8! Ha messo il turbo! Parte! Ancora! 8 su 9! E qui la situazione si fa piccante, Fabio! Fabio! Va bene lo stesso! Palo! Ci deve essere! Palo! Vabbè, il palo ci deve essere! Palo! Sì, palo. Ma non all'ultima! No, all'ultima! 23 a 16! Deve fare 7 gol per pareggiare! La mentalità è quella, la mentalità. Gli ultimi 10 tuoi sono sempre uno spettacolo. La mentalità è quella, avevo detto, frate. Quanti ne devi fare di Mauro? 7? 7 per pareggiare, 8 per vince. Sempre. Oggi è frate, è clamorosa, Ti ha messo un po' di pressione. Oh! E comunque. Ma la sono messa finita. Da solo perché ho sbagliato io, mica lui. Comunque un palo lo metti sempre. Oh, sì. E anche qui, mentalità, come direbbe Gilberto. Non è colpa di nessuno se non di te stesso se sbagli. Ragazzi, gli ultimi 10 di Fabio, 7 gol per pareggiare. E poi, nel caso, si andrà ad oltranza. Mi seguo. Non è mai successo. Non è mai successo, sarebbe figo in semifinale. È lunghissimo. 7 gol sono veramente tanti. Sì, 7 gol sono veramente tanti se non fosse che tira bene. Se adesso se prende sempre la porta, a Ragnar gli fa almeno 4 gol. 5 magari no come gli ha fatto Moscardelli, ma se gli prende la porta gli fai 4 gol. È venuto all'ultimo atto. Che buffone, Dio porco. Oh, vedi. Col primo gol! Tutti là, gli devi tirare tutti là. Gli tira tutti là. Sti cazzi, tanto non gli apre. Se le tira tutte là. Gol! 2 su 2. Attenzione. A me la cosa incuriosisce è che se Fabio arriva sotto, cioè molto vicino, 5 a 7 per dire. Diglielo di Bah. Sale tanto la pressione. Vabbè. Quindi è lì che secondo me bisogna un po' vedere. Ragnar non la vede neanche partire. Bravo, Fabio. 3 su 3.
attenzione. Ma Ragnar, secondo me, sente la pressione più di Fabio. È incredibile. Sempre, negli ultimi... sempre là, sempre là, sempre a destra. Non cambia mai. Non cambia mai. Un altro bolide. Ecco. Bello questo. Questo qua è bello. 4 su 4. Parte. Para Ragnar. Primo errore di Fabio. Cambio portiere. Porco Dio, deve fare 3 gol a uomo lungo. Parte Fabio. Spreca, attenzione. Fuori, no. Attenzione. Calmo, calmo, stai tranquillo. No, sì. Momenti dai. Di suspense. Guarda Gepata come Paolo sa, Dybala non parla. È muto. Parte Fabio. Bello. C'è. Carattere, carattere, zio. Sì, un bolide del genere. Carattere, carattere, frate. Carattere, parte Fabio! Carattere! Oddio. Carattere! Oddio. Carattere! Oddio. Carattere! Mamma, mamma mia, questo rimane l'ultimo, ragazzi. Quanto è? 2 su 2? Se fa un errore è pareggio. Se sbaglia tutte e due, aspetta, ha perso. Se fa tutte e due, ha vinto. Veramente? È tesissima. Fabio! Oddio! Oddio! No, ma se fa gol ha vinto! Se fa gol ha vinto! Non ti puoi far sfuggire questa occasione. Beh, tranquillo, però lo vedo tranquillo perché segnare questo gli ha dato tranquillità. Sulla sinistra del portiere, frate. Però pure Ale, gli hai tirati due sulla sinistra. Ha messo male pure lui. Sulla destra del portiere, mo gli ne tiriamo sulla sinistra. Io ho le mani sul fuoco. Non ci arriva, se gli tiri bassa non ci arriva. Incredibile, ragazzi, incredibile. Parte Fabio! Che succede l'incredibile? Col tiro strozzato. Che succede l'incredibile? Ha vinto col tiro strozzato. E succede l'incredibile, ragazzi. Complimenti, Fabio. Complimenti. Hai appena fatto un pezzo di storia di YouTube Italia. Complimenti, ti posso dire. Il Dima, che poi gli fa stretta di mano tranquilla. Non si vanta, non urla in faccia a nessuno. Ma che è? Ma sì, ma vede back to back a 100 tiri di Junior Kelly. E poi quella di Moscardelli e Di Mauro, è come vedesse, non lo so. Prima un porno, frate, anal, e poi non lo so. Vedete uno di quei porno amateur dove la coppia le registra solamente perché si eccitano a vicenda. Mosca, quel giro da uno. Complimenti. Quel giro da uno. Quel giro da uno, ma mi verrebbe da dire una cosa in più. Se non gli veniva levato il gol da Talox, che secondo me era corretto levà, qua era pareggio. Ah, frate, ha giocato bene Moscardelli, te posso dire onestamente, uno che la vuole trollare non fa 8 gol all'ultima serie. Honestly. La maledetta chiamata di Talox. Sì. Noi iniziamo a buttare queste cose per piacere. Io faccio complimenti a Fabio, figa Fabio davvero. La porta a casa Mosca, così. Ci hai fatto sognare così il Dima. Sì, il Dima! Comunque un applauso a noi. Un applauso virtuale anche voi. Comunque è dettaglio, eh. È dettaglio, di un gol. Di un gol. Alla fine sono queste anche. Sì. Sì. Cosa stai provando in questo momento? Da ripensato. Bello, frate. Ma il Dima prende un cazzo così da Nick Pirlo. Nick Pirlo, frate, pare proprio uno di quelli che quando c'è da brilla, tipo le stelle, sì, tipo hamburgerona. Nick Pirlo, frate, 30 gol li fa. Li fa. Anche perché secondo me campo. Se passa Pirlo, no, dai. Frate, cioè, Ragnar sarà meglio che fa una prestazione contro Campolunghi da Dino Zoff. Perché sì, cioè. Io gli voglio bene a Campolunghi, ma tira come uno scarparo. Cioè, se metti una palla a mezzo ai piedi a Michele Misseri, tira allo stesso modo. Tutto finalista, ragazzi. L'hai voluto tu. Saluto Rolando Bianchi. L'ha voluto lui, però. L'ha voluto. Cioè, mi spiace comunque anche che non l'ho affrontato magari al massimo del... Comunque con un qualche acciacco fisico magari... Sono felice perché Di Mauro ho voluto io, non Moscardelli. Ho voluto io in primis, sti cazzi che non sono stato io il capoccia. Vittoria. Ma so io che gli ho detto, zio porco, te rimette Di Mauro invece di fare quelle cazzate del triangolare per far passare qualcuno. Bello, il talismano, il talismano. Il talismano. Mattia, dove stai? Il talismano. Che dire, ragazzi, questa bellissimo. È la challenge delle sorprese, lo sapete. Io vi ringrazio per la visione. Abbiamo il primo finalista, Fabio Di Mauro, che batte a sorpresa il GOAT della 100 tiri, Moscardelli, che comunque ricordiamo è comunque vincitore della vera 100 tiri. Quindi un applauso, ragazzi, è vero. Per Davide Moscardelli.
E poi soprattutto Moscardè, non ti dovresti fare un auto applauso. Ci vediamo. Chi è che vorresti tra Nick Pirlo e Campolunghi? No, a questo punto è veramente uguale. Attenzione, tutti ormai. Attenzione. No, no, portatemi perché... Cristiano, tanto fa niente. Ragazzi, io vi saluto. Non è amico tuo, non puoi chiamarlo Cristiano. Devo essere onesto. Non parla, frate. Se vuoi il numero, magari lo posso girare io. Abbiamo visto, ci sono diverti divertenti, bellissimo. Mi dispiace solamente che non siete andati agli spareggi. Quello ci tenevo, però. È tosto. 8 gol. Calciato bene. 4, ragazzi, 4, quel palo finale. Vi mando un bacione. Grazie a tutti. Grazie, signori, per comunque.